Sarà ora di tornare ai nostri ospiti dalla Russia. Forse sì, potremmo farli entrare. Ensemble Alexandrov. Grazie. Ci apprestiamo ad ascoltare un altro brano molto conosciuto. Il titolo poi in russo lo direi tu. E parla di una ragazza che stava raccogliendo dell'uva e passa di lì un ragazzo e si innamorano, un po' si corteggiano. Lui però è un partigiano, quindi è un canto che parla sì d'amore, ma anche non dimentichiamo che c'è la guerra, c'è da combattere, un misto. Bisogna dire che maggior parte del repertorio di oggi sono tutte le canzoni di Seconda Guerra Mondiale. Quasi certo. Tutti parlano di ragazze che aspettano i propri ragazzi che sono andate in guerra a combattere per la propria patria, per la propria terra. Questo è il tema. Posso dire che proprio questa canzone è una delle canzoni più amate che c'è in Russia. È veramente molto molto bella. Tra l'altro si svolge tutta questa storia della ragazza e ragazzo in Moldavia, che all'epoca era URSS, faceva tutto parte di Unione Sovietica. Bene, molte cose cambiano, la bellezza del canto no, giusto? Vabbè, questo sì, questa la bellezza rimane sempre. Quindi, ensemble Alexandra, coro, prego. Il titolo, carissima Gianna, lo lascio a te. Vorrei presentare anche due solisti che canteranno questo brano. Si chiamano Dmitrij Besedin e Konstantin Ciursin. La canzone si chiama Smuglianka. Chi è russo la conosce? Conoscete Smuglianka? Dirige Gennady Sochenyuk. Per voi, Smuglianka. Grazie. Хороший мой родной, клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый, резвой.
dirige Gennady Sechenko.